dovete uscire da là! Signorina, aprite, ho pure velato! Calmi, calmi! Adesso è il momento di andare avanti, qualsiasi cosa succeda! Son must go on! Son must go on! Che calcista! La verità! Mi vai in terra! Chiudo l'acqua, sto parlando per terra! Guardate, ispettore! Ah, finalmente, finalmente! Ma già asciutta e vestita! Mi sono lavata a secco! Ma certo! E vostro fratello ci sta? Sì! Ma me lo dovevate chiedere dopo, però! Ma perché da accomodatevi! Mi vede in forma questa mattina! Ti posso offrire una tazzina di caffè? L'ho appena fatto! No, no, grazie, già ne ho presi troppi da stamattina! Quanto zucchero! Ma perché ho detto che era uomo? Vai avanti, vai avanti! Mi dispiace per ieri! Siete arrivate in una situazione che è anche difficile da spiegare! Sicuramente avrete pensato che siamo una casa di pazzi, ma quello è spazio è soltanto mio fratello! Vai avanti! Bla bla bla, vi ripicchio, vi ripicchio! Però ci siamo tutti più tranquilli! Però ci siamo tutti più tranquilli! Però ci siamo tutti più tranquilli! A me mi pare che oggi è peggio da ieri! E non devi stare prendendo il caffè, ma io lo fa buonissimo, ancora più buono con la voce di oh, dice! Come? Comodo, simpatico, grazie. E perché mi sono morta? Ma sono una morta, come mai sta battuta a fine Romun, sono una morta! Non ti preoccupare, Mari, io ho fatto tanti anni l'attore nelle parrocchie. Con una semplice routine lo porto sulla bottiglia. Non ti preoccupare, Mari, lascia fare a me che ci so fare. Buongiorno, ispettore. Buongiorno. Ispettore, siccome che noi da stamattina stiamo facendo le prove, no? Ispettore, devi la fine Romun! Ma dai, simpatico, è carino! No, 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 no! Voi dovete dire proprio la fine Romun! Ispettore! Ma è un'idea originale, carina e simpatica! Ma... Ispettore, voi dovete dire la fine Romun! Però noi non andiamo avanti! E la fine Romun! Ah, iamma bella! E perché non sono a porta? Signorina, hanno bussato. Non è possibile, io non ho sentito. Come l'è sentito? L'hanno bussato, avevate ragione. Vai. Oh, signorina Orga, che piacere. Domani è un altro giorno. Oh! E secondo voi rimane il sogno da portare? Volete far uscire o no il signor Cardamone? Oh, vedo che avete ospiti! Ma sì, e voi stiamo parlando a me? No, no! È solo l'ispettore dell'Inps che è venuto per mio fratello! Che il pazzo! Avete sentito? La signorina ha chiamato mio fratello il pazzo! Lei che è al di fianco di ogni... Uè! Ma se ne ieri non l'avete trovato perché pensava di essere Cristoforo Colombo. Era sceso per andarmi a comprare 3 caramelle. Niente! L'altro giorno pensava di essere Galigo e gli ha messo poca valla! Stemperato, aspetto stemperato! Perché devo stemperare? Ma lo volete far uscire o no, signorina Cardamone? Io gli devo fare delle domande, le stesse che ieri ci fatta a chi lui è somma. Aspetto,
devo là! Ma perché cazzo sono buono? Se tu non aver crollato, posso mostrare, sta riuscendo a non cascare! Sapevate il quello mo viene Tonino! Sì. Voi gli fate le domande! Sì. E una volta finito il questionario! Ma la Puglia non mi venite più! Silenzio! Eccolo! Svegliato presidente, avete trascorso una notte tranquilla? La mia segretaria! Oh beh! Eccomi! Com'è la mia agenda oggi? Ricca di impegni, come sempre! E ha telefonato il premier spagnolo? Chi? Zapatero? No! E io da mangiacata la mamma! E del resto è vero! Un Zapatero non si ascolta mamma! E mia moglie Veronica? Non c'è! È stata cacciata dal governo! Ah, e quindi ho fatto via con due figli! Non c'è! Ah, non c'è più! Mario! Mario! Chi è? Devi uscire di scena! Quanti soldati! Ma te l'ho fatto mancare, non ho chiesto niente! Non ho chiesto niente! Permettete, Girolamo Cacace è ispettore. Ma non no, 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 da quando è venuto a Montecatini, fa tempo stupendo! Il complesso dei giovani, io tengo 60 anni, no. Ma me li porto bene, eh! Ma in prima fila ci stava una ragazza che all'improvviso a cavallai e coscia, e venite me ne rinde qui. Adesso mi sentite bene? Stavo meglio prima che venivate voi. No, 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 quello si è sbagliato, non è l'ispettore, è un giornalista! Oh, giornalista, non piace! Io scherzavo! Scherzavo. Ma questo scherzi da fare, vicino a me sono un ispettore! No, la tavola! No, io le volevo fare un'intervista! Ah, ma le possiamo accomodare? Prego, si accomodi, Signor Premier, lei è un uomo impegnatissimo! Sì, sono impegnatissimo! Pensi che io riesco a lavorare ben 25 ore al giorno! E come fa? Mi scendo un'ora prima, no? Oggi qui, domani lì! Sapete io ieri dov'ero? Come no? Stavate giù al palazzo a comprare tre caramelle! E io ieri ero Cristoforo Colombo! E l'altro ieri eravate Caligo! Sì! E mo sapete che faccio? Faccio Nerone, dice tutte le carte e non vuol dire! Perché? Perché Nerone suonava la lira! Oggi sta l'euro! A proposito, non sapete perché l'euro si chiama moneta unica? No, non lo so! È perché a fine mese è difficile cadere le mani a doia! Buongiorno, sono il cameraman del signor Cacace. Ma non è vero. Però, ho la letta. Disarmatelo. Calmatevi, quello è un fotografo. Non è mica un terrorista. Mio Dio, un terrorista. E chi lo terrorista? No, non è un terrorista. E chi terrorista? Che state dicendo? Oddio, terrorista. Sono io terrorista. E ora che succede? Calmi, si crede un terrorista. Mammalo Carmine. Cazzo, ha preso la mia pistola. Questo è cazzo, da una te cazzo. Ma per carità di Dio. Non dovevo finire così. Fermatelo. Lo fermo io. È giunta la tua ora, muri bastardo. Ma mi ferma a me, Nessuno ti può fermare, devi solo sparare. Ah sì? E io ti sparo! Per essere tra le tue ultime preghiere! E questo che cos'è? È un silenziatore! Vai a sparare! Ma vedi come sparo con questo giocattolo? L'hai voluto tu! Pa! Vabbè, aspetta, l'avete vinto voi!